Volano calcinacci dai palazzi del centro storico di Napoli. Forse a causa della pioggia di ieri, un cornicione di un palazzo in vico lungo Teatro Nuovo si è sgretolato, ferendo due donne. Il bimbo, che una delle vittime aveva in braccio, è stato fortunatamente protetto da un ombrello. Il crollo di ieri alle 13, paure e allarme che torna per la mancata manutenzione dopo la morte di Salvatore Giordano, il 14enne ucciso dai calcinacci crollati il 6 luglio dalla Galleria Umberto. Siamo nei quartieri spagnoli, una situazione che provoca un grande allarme e che, in vista del prossimo inverno, rischia di diventare incontrollabile. La città è ormai ingabbiata in tubi innocenti che sorreggono impalcature ad ogni angolo. La facciata di Palazzo Reale, ad esempio, è completamente celata da una sorta di cantiere perenne. In ogni cortile, sotto ogni balcone del centro cittadino, spuntano reti di contenimento o cartelli di lavori in corso. L'incuria e la mancanza di manutenzione accumulate nel corso degli anni stanno presentando il conto. Nel momento peggiore, quando i fondi pubblici sono esigui, anche i privati faticano a tassarsi per tutelare i loro immobili.